Ma buonasera, per me è sera, sono le 7:30 e benvenuti in un nuovo video su casa e dispensa. Come potete vedere, tanto giro intorno alla spesa, sono appena tornata appunto da Eurospin e Lidl, sono andata a fare la spesa più grande di sempre. E aiuto, 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 aiuto. Adesso facciamo un giochino. Mettete un attimo in pausa il video e secondo voi, prima che finisce il video, secondo voi ditemi quanto ho speso per tutta questa mega spesa. E quindi oggi faremo il mega svuota la spesa 2023 Eurospin e Lidl. Adesso metto un po' di cose sul tavolo e vi faccio vedere che cosa ho preso. Voi nel mentre scrivete secondo voi quanto ho speso. Allora, eccoci qua. Guardate il tavolo com'è pieno e io ho ancora una, due, tre, quattro e mezza borse da farvi vedere. Allora, vado super veloce perché non voglio che sia lunghissimo e annoiarvi. Chiedo scusa per i sacchi di pattumiera, ma sto sistemando casa. Allora, andiamo in ordine e vado veloce, perdonatemi, ma le cose sono tantissime. Muesli, croccante, cioccolato fondente e nocciole, olio d'oliva. Questo è l'aceto che io uso solo ed esclusivamente per la lavastoviglie come brillantante. Poi ho preso questi stuzzichini qua al gusto bacon, eccoli qua. Pan bauletto ne ho presi due e di questi ne ho presi due. Taralli, questi qui al finocchio, eccoli qua. Anche questi ne ho presi due. Qui ho preso un bel po' di piatti già pronti, in quanto voi direte quanta spesa, verissimo, ma io non ho più una vita in quanto ho ripreso la stagione lavorativa e inizio molto presto, arrivo a casa super 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 tardi e non ho il tempo di far da mangiare i bambini. Quindi volevo essere più che sicura che almeno per un tot di mesi loro sono a posto con il mangiare. Ho preso anche tanti surgelati, ho fatto altri ordini, insomma, super, super, super carica. Sono andati via tanti soldi, ma purtroppo in questi mesi sarò super impegnata con il lavoro e non avrò tempo da dedicare purtroppo ai bambini. Comunque, scusate questa apro e chiudo parentesi, ho preso un po' di piatti già pronti, ve li faccio vedere qualcuno al volo. Questo è salsiccia e no, cos'è che è? Polpette con piselli, salsiccia e fagioli, poi ce n'era uno pollo e curry e così via. Poi ho preso gli spazzolini e il dentifricio che sarà da qualche parte. Eccolo qua, questo qui, acqua fresh. Sotto abbiamo un po' di carne, abbiamo i Wuerster che ne ho presi un bel po', ma questi ho visto la scadenza, vanno tranquillamente molto molto in là. Quindi Wuerster di pollo e tacchino e poi ho preso questi hamburger già pronti perché purtroppo, come vi ho detto prima, non avrò assolutamente il tempo di cucinare. Cioè, questi mesi saranno un inferno per me, ma purtroppo, se voglio mantenere me, la casa e i bambini, devo lavorare. Ho preso un bel po' di carne, scusate, e poi le cotolette con spinaci, anche questi ne ho presi un po'. Poi ho preso questi sughi, cacio e pepe, salse, anche questi due, salse, questo salsa burger. Poi abbiamo salsa al chili, questo è buonissimo. Marmellata, gusto fragola, senza zuccheri aggiunti. Pile, anche di questi ho preso sia quelli piccoli che quelli grandi, così
se mi capitano, non sto qui a farveli vedere. Ho preso questo filetti di salmone al naturale, non ricordo se ne ho presi due o tre, comunque un bel po'. E poi ho preso queste salsiccia di tacchino e tutte insieme, non avevo letto, tacchino, suino, pollo, ottimo. Vabbè, fa niente, è meglio che non ci penso. Ciambella, questo qua sia vaniglia che cacao. Gelati, che adesso vado a mettere via. Ho preso questo cono gelato all'amarena e i ghiaccioli. Adesso vediamo come faccio a farveli vedere. Eccoli qua, questi qua, ghiaccioli. Questi li ho presi alla Lidl. Questi dopo li metto subito via. Poi ho preso un bel po' di questi, che sono molto molto buoni. Queste gallette con gusto yogurt e arancia. E sotto, mamma che casino, e sotto ho preso queste, ecco qua, ve lo faccio vedere da vicino così potete leggere. Poi ho preso questa salsa alla greca, che io adoro, buonissima da mettere nell'insalata, eccola qua, sto cercando spazio anche. Poi ho preso speck a spicchi, ho preso anche, se non sbaglio, non ricordo se il bacon, la pancetta oppure il prosciutto a cubetti. Due sughi pronti, salsiccia e olive, se non sbaglio. Eccolo qua. Patatine, di queste ne ho presi tre. E qua ho preso involtini di primavera e questi ravioli qua al vapore. Questi li ho presi alla Lidl. Fazzoletti, mega scorta e Scottex. Poi pan bauletto, di questi ne ho presi due. E poi schifezzine, biscottini, questi qua da merenda, da tè, che in genere li vado a mettere in quei barattolini. Così anche qua mega scorta, ho preso forse quattro confezioni. Questo ve l'ho già fatto vedere. Muesli, croccante con avena. Ho preso due confezioni, pan brioche per la colazione, poi focacce, queste le mangiamo stasera perché sapevo che saremmo arrivati tardissimo, ora che si sistemava anche la spesa, era davvero davvero tardi, quindi ho preso le focacce da mangiare stasera. Poi ho preso questi tortini, che sono davvero buonissimi, nel mentre sono arrivati i miei bambini. Ecco qua, ho preso due confezioni e sotto, se non mi cade il tutto, ho preso, cos'è questo? Speck affumicato con legno di faggio e formaggio brie. E di questi, se sbaglio, ne ho presi due. E poi ho preso un'altra versione. Quando salta fuori ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Prosciutto a cubetti. Carta da forno. Questi stick di salamini. Yogurt da un chilo. Bibite. Energy drink. Ecco qua. Poi alla Lidl ho preso omino bianco igienizzante e questo per il WC. Latte, di latte ho preso due confezioni da 12 l'una, quindi un bel po', e aveva la scadenza verso fine agosto, quindi io per un po' sono super a posto. Ho preso ben 12 confezioni, quindi calcolate due confezioni, super scorta di latte. Detersivo per la lavatrice, tanto qua cade di tutto. Patatine varie, non sto qui a farvi vedere tutti, invece sì. Questo che ha preso mio figlio, che non so bene cosa sia, però schifezze. Poi questo. Bibite, un po' di bibite, altre patatine, biscotti e come si dice, questo qui buonissimo.
altri noodles e poi questi choco pick fondente, questo dovrebbe essere al latte, giusto? Al latte. Poi i miei bambini volevano, aspettate, andiamo in ordine, abbiamo preso anche queste merendine al cacao, simili a pan di stelle, questi biscotti al cacao e vaniglia, caramelle, ecco qua, e altre patatine e altro, questo qua, dessert variegato cacao. Adesso io sistemo tutta questa spesa, poi ho visto che il video sta diventando molto molto lungo perché siamo già a più di 10 minuti, quindi ci sarà una seconda parte di video, ma voi scrivete qua sotto secondo voi quanto ho speso per tutta questa spesa e niente, io vi farò il continuo del video. E niente, per il momento, per questa prima parte di spesa, fatemi sapere qua sotto tramite commento che cosa ne pensate, fatemi sapere secondo voi quanto ho speso e niente, noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo video, con il continuo del mega svuota la spesa 2023, noi ci vediamo qui su Casa e Dispensa, ciao!